questa sofferenza non ce l'hanno più, sono di nuovo contente. Allora, se, visto che voi siete a scuola e avete molta fantasia, immaginate che adesso che Paoletto è una bellissima ragazza con capelli viola, mentre Giovanni è una bellissima ragazza con capelli lisci platino. Entrambe sono innamorate di Manuel. Io sono il narratore. Prepariamo una situazione molto romantica che andava di moda un po' di tempo fa, la canzone più romantica per le ragazze di 12 anni, quando adesso però ne hanno ormai 32 e così via, però allora la musica che andava di più era questa. Io un po' di balla classico che faccio sempre bene, le ragazze a volte facciamo anche danza classica. Vai, vai. Il fiore. Scusatemi, devo togliere la maglietta di questa qui perché non va bene più per il pezzo. Ancora un po' di... Adesso faccio il papavero. Adesso, quando la musica sfuma, questa canzone è un po' Foo Fighters, li conoscete Foo Fighters? Allora non possiamo fare il soffetto. Li conoscete i Foo Fighters? Beh, lo sapevo, non vale quello. Allora, adesso ricordate? Paolo e Giovanni sono due bellissime ragazze, una con i capelli viola e l'altra con i capelli biondi, e sono innamorati di Manuel. Io sono il narratore e sto fuori. Iniziamo col pezzo. Si intitola la canzone Sfortunata e innamorata. Fondamentale anche questo, eh. Ti piace quel tipo? Alla tua amica l'ha già confidata. No, non si possono fare fotografie, il nostro manager non vuole. Ma dai che è vero, dai, sì, mettiamoci in posa, via, presto. Non aspettiamo altro. E basta, tempo è scaduto. Via. Ti piace quel tipo? Alla tua amica l'hai già confidato. Tu che sei romantica e sfigata, sei sempre maltrattata. Vai col dialogo! E non dire questa è una scuola, moderati, eh! Tutti uguali, ma questa volta sarà diverso, lo giuri a te stessa, ma mi sa che sempre questa storia si ripeterà. Sì, so come sono sfortunata. Sì, io che sono Foo innamorata. Fighters, lo chiami a telefonino, gli spedisci uno squillino. Ti chiedi cosa fai stasera, se il caso poi li inviti a cena. Lui se la nega, se la nega, se la nega, se la nega. Sì, so come sono sfortunata. So, sì, io che sono innamorata. Disponibile sei, ma devi da distanza di tutti i spasimanti. Fai mattanza, scoraggia ad uno i pretendenti, che si rassegna al ruolo di confidenti. Stringi i denti! Sì, so come sono sfortunata. No, sì, io che sono innamorata. Lo chiami al telefonino e gli spedisci uno squillino, gli chiedi cosa fai stasera, se il caso poi li inviti a cena. Lui se la nega, se
che sono innamorato. Ma concluso il trapone, continua a ridere, a scherzare.